Allora, con Stefano Anselmi, qui a Orte, in questa edizione 2019 del festival dedicato al grande Filoteo Alberini. E Stefano Anselmi, regista del film che dà inizio a questa kermesse meravigliosa, che è proprio l'uomo che inventò il cinema. Che cosa ci puoi dire di questo sforzo artistico? È uno sforzo più che artistico, produttivo, nel senso che facevo i conti mentre venivo qua in treno. E sono passati 10 anni da quando ho deciso che avrei fatto un film su Alberini. Quindi sono 10 anni e sono arrivati a compimento grazie a Giovanna Lombardi, che è la biografa che mi ha sempre sostenuto, e a un produttore che alla fine ha deciso di farlo, cioè Daniele Baldacci. Che tipo di esperienza è stata, Stefano? Come dire, molto diluita nel tempo, e quasi avevo perso la speranza di fare un film su Alberini, anche perché ho pensato, vabbè, se il mondo l'ha dimenticato vuol dire che è un destino, sono abbastanza, come dire, fatalista da questo punto di vista. Poi quando Daniele mi ha detto no, lo faremo con i nostri mezzi, con le nostre forze, ma lo facciamo bello, nel giro di 2 anni abbiamo messo in pista tutto. Il film è stato girato effettivamente in 5 giorni di riprese sparse su 4-5 giorni. Abbiamo girato a Orte, siamo venuti a fare delle riprese qua con il sindaco, l'assessore dei luoghi alberiniani. Poi abbiamo girato 2 giorni a Roma tra studio, lo vedrete nel film, e luoghi dal vero, quindi il cinema moderno, il cimitero Verano. Abbiamo girato davanti alla Breccia di Porta Pia, quindi a Porta Pia, e poi infine a Milano. Abbiamo fatto una giornata di riprese, di interviste alla Cineteca Nazionale di Milano. Cos'è che ti ha fatto innamorare tanto di questo personaggio? La sua terribile ossessione per questo mondo, per il cinematografo. È un'ossessione anche malata, perché l'ha portato alla rovina, no? A morire in solitudine, dimenticato da tutti e da pochi rimasti, solo pochi rimasti accanto a lui, la difficoltà di fare dei progetti in questo paese, cioè ci sono ritrovato abbastanza. Poi ognuno ci trova quello che vuole, ad esempio Daniele, il produttore, ci ha trovato l'invenzione, il fatto che Alberini era un inventore. Giovanna è partito a fare il suo libro da una foto in cui l'ha visto, e non sapendo niente di lui ha deciso di parlare di Alberini perché ha visto che era una persona terribilmente triste. Ecco, io invece ero ossessionato da questa sua ossessione. Io ci tenevo molto ad avere un tuo parere sul fatto che adesso la fruizione avviene sempre, purtroppo spesso, di contenuti anche di natura cinematografica su device che non sono più quelli della sala cinematografica. Cioè non, questo fatto che alcuni film, il cinema in modo generale, non venga fruito al cinema, è un problema oppure è soltanto una evoluzione naturale della specie? Sembra un po' la polemica intorno alle frasi di Scorsese, no? Di questi ultimi mesi: sei contro Netflix, sei a favore, però i film te li produce Netflix. Ne parliamo anche nel documentario, perché a un certo punto si parla del destino della sala. Ci sono nuove iniziative, io vedo alcune catene di esercenti che stanno puntando sulla qualità delle sale, riducendo e dimezzando i posti, ma cercando di riportare la sala a un livello quasi di casa, con un... Quindi ci sono tentativi. Per chiudere, che sensazioni hai a essere proprio qui a Orte a proiettare questo film? Sì, è un po' la chiusura di un cerchio. Non avrei mai detto, cioè, sono stati in questi momenti, in questi anni, dei momenti in cui ho detto, vabbè, vorrà dire che Alberini rimarrà conosciuto a Orte o nei dintorni di Orte, e non avrei mai detto di arrivare un giorno a presentarlo ufficialmente qua. Ecco, sì, è una strana sensazione.